Non te preoccupare, io c'è sto mare fo, c'è sto mare fo. Ragazzi, questa canzone non mi riesce ad uscire dalla testa. Come faccio a farmela uscire dalla testa? Non ce la faccio proprio. E qui non se ne vuole andare. Rimane qui, non se ne vuole andare proprio. Rimane qui e vuole uscire da qui. Oh, ciao ragazzi! Oggi nuovo video su Mare Fuori. Andremo a fare un bel quiz per testare la mia conoscenza di Mare Fuori, che mi auguro sia alta, visto che ho guardato 14.000 puntate e più 34 miliardi di ore di episodi, tutte praticamente concentrate in 4 giorni. Quindi le cose sono due: o lo conosco troppo bene o l'ho guardato così in fretta che ho dimenticato tutto. Comunque il quiz che faremo oggi è un po' particolare. Infatti dovremo indovinare il personaggio dalle emoji. Ragazzi, è un po' come fare una sorta di rebus e io non sono molto brava con quelli, quindi vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Allora, prima emoji, le metto qui così le potete vedere anche voi e provate a indovinare insieme a me. Almeno giochiamo insieme. Ok, quindi queste qui abbiamo una ragazza, un microfono e un cellulare. Secondo me è la tipa quella che ha rubato la canzone a Cardio Trap. Ah, tra parentesi, ci saranno un sacco di spoiler, quindi se non l'avete visto o se non l'avete finito, vi conviene non guardare il video. Se invece gli spoiler vi piacciono, allora rimanete pure. Ok, sì, secondo me è quella ragazza, dicevo, però non ricordo il nome. Come si chiama? Giulia. Giulia, giusto? Beh, scrivete secondo voi chi è. Giulia, era giusto! Yeah! Ok, abbiamo un ragazzo di colore e un cagnolino. Allora, cioè, il cagnolino è Pino, si sa, giusto? Dite voi se siete d'accordo, però il ragazzo è di colore. Allora mi fa pensare a Kubra, perché Kubra pure giocava molto col cagnolino, però lei è una ragazza e quindi non lo so, o Pino o Kubra, perché non mi viene nessun altro in mente. Secondo voi? Vediamo. Diego. Scusate, ma perché Diego? Cioè, lui che c'entra col cane? Non mi ricordo se c'entra qualcosa col cane. Comunque, adesso abbiamo un poliziotto e due tipi innamorati che si baciano. Beh, secondo me può essere soltanto Massimo, il comandante. Secondo voi? Scrivetelo nei commenti. L'avete fatto? Bene, vediamo il risultato. Massimo Esposito. Ok, prossimo. Pecora, persona, simbolo della morte. Beh, questo non c'è dubbio, si tratta di Carmine Di Salvo, detto Upecora, detto anche The Walking Dead, perché era praticamente condannata a morte, ma alla fine non muore mai. Questo è un grande spoiler. Cioè, boh, non lo sappiamo, però se nella quarta stagione morirà. Anche perché è finito che... Vabbè, basta. Secondo voi? Scrivetelo. Bene, vediamo. Carmine Di Salvo, ovviamente. Vediamo il prossimo. Allora, ragazza bionda, macchina, testa rotta. Ragazza bionda. Allora, di bionde chi c'è? Ma nessuna, credo. Ragazza bionda. Ah, certo, è la direttrice, che non ricordo come si chiama, però è la direttrice, perché lei ha fatto un incidente dove si è spaccata la gamba, praticamente. Vediamo se è giusto. Oh. Paola Vinci, esattamente, la direttrice. Ok, finora me la sto cavando meglio del previsto, a parte per Diego, che... perché col cane? Non lo capisco. Se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Prossimo! E abbiamo un cuore e due Torre Eiffel. Sono due Torre Eiffel. Mi fa pensare a qualcosa di molto romantico. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Questa mi lascia veramente spiazzata. Giusto perché devo dire qualcosa, dico Natizza, visto che ha tutta la storia romantica con Filippo. Però, secondo me, è sbagliato. Scrivete quello che è secondo voi. Oh, Viola. Ah, non per il cuore, ma per il colore. Ho sbagliato tantissimo, però. Mannaggia, cioè, il cuore viola mi doveva fare pensare a Viola. Però io l'ho preso in quanto cuore, non in quanto colore. Ok, prossimo. Una bomba che esplode. Allora, non mi sembra siano esplose bombe in 3 stagioni. Non credo. Però una bomba che esplode, secondo me, come temperamento. E allora potrebbero essere. Potrebbe essere Gaetano, o potrebbe essere Pino, o potrebbe essere Ciro. Dico Gaetano, vediamo.
Raffaele Di Meo. Ma perché? Ah, vabbè, perché oggettivamente lui è un po' tutto... Però è arrivato proprio all'ultimo, cioè questo personaggio a malapena lo ricordavo, non è giusto, voi l'avete indovinato. Ma andiamo al prossimo. Allora, uomo, sigaretta, penna, incidente. Ok, quindi un uomo che si è fatto male, che fuma sicuramente e che anche scrive. Che scrive? Ragazzi, si sta facendo difficile. Non lo so. Allora, il comandante è già uscito. Beppe si fa male? Non penso. L'altro, Lele, come si chiama? Non mi viene? No? Non lo so. Aiuto. Ok, non la so. Vediamo. Chi è? Chi è? Dimmi chi è. Dimmi chi è. Edoardo. Ma perché Edoardo? Cioè, per carità, si fa male ed è un uomo. Fuma, ma fumano tutti lì dentro, quindi non è questo grande indizio. E poi... Cioè, perché scrive? Non mi è piaciuta questa. Andiamo al prossimo. Voi l'avevate indovinato? Allora, uomo, cuoricino di cardio e musica, perché lui fa la musica. Questo è sicuramente cardio trap, ne sono sicura. Vediamo. Gianni, cardio trap, giusto. Ok, adesso abbiamo ragazza, coltello e storiella d'amore. Questa è sicuramente Cubra, 100%. Ne sono sicura? Scrivete chi è secondo voi ed è... Cubra, ovviamente. Andiamo al prossimo. ragazzo, soldi che volano via. È pianoforte? Beh, io direi che è Filippo, perché è ricco e suona il pianoforte. Sembra scontato, no? Vediamo se è vero. Filippo Ferrari, ovviamente. E abbiamo uomo, coppietta e pulcino. E chi è? Potrebbe essere il tipo, quello, il fratello grande... con i capelli lunghi di Raffaele, quello che sta dietro a Edoardo, forse. Vediamo, però non ricordo il nome, assolutamente non lo ricordo. E infatti è lui, Luigi. Uomo, famiglia, barca. E questo qui è Beppe, secondo me. Può essere? Vediamo. Secondo voi chi è? Scrivetelo nei commenti. Ed è... Beppe! Yeah! Niente, ragazzi, sono troppo forte! Prossimo! Allora, donna, orecchio, pianoforte. E questa è una tizza, perché ha orecchio, come dice sempre Filippo, per la musica. E riesce a riprodurre una musica senza averla mai studiata prima. Vediamo se è giusto. Oh, una tizza! Giusto! Prossimo! Uomo! Coltello, riccio. E questo è Ciro, perché è Ciro Ricci. E poi coltello, perché insomma volevo uccidere Carmine e Filippo. Quindi secondo me è Ciro. Vediamo se è vero. Ciro Ricci, mamma mia, è proprio diverso in questa foto. Uomo, pistola, pizza. Non capivo cosa c'entrasse la pizza, ma è ovvio perché Gaetano, detto anche... Pirucchio, e va a lavorare in pizzeria e poi alla fine, vabbè, sappiamo alla fine che fa, l'avete visto, se no lo vedrete, e quindi io dico Gaetano, vediamo se è vero. Oh, Gaetano, giusto. Allora, abbiamo uomo, cagnolino e innamorati. Chi sarà mai? Beh, io dico che è Pino. È un uomo, ha il cagnolino ed è innamorato di Cobra. Vediamo se è giusto. Ah, ovviamente voi scrivete chi è secondo voi qui giù. L'avete fatto? Vediamo. Pino! Ho indovinato! Sì! Uomo, scoppio, casa, macchina rossa. Allora, secondo me è il tipo quello che ha un inizio di relazione con la madre del ragazzino, che gli dà anche la macchina rossa, però non ricordo come si chiama, si chiama Lele. Credo Lele, credo che si chiami Lele. Comunque lui, avete capito di chi parlo, giusto? Vediamo se è vero. Antonio? Perché Antonio? Certo, perché va ad investire e fa il danno, giusto? Non l'avevo compreso bene. Adesso abbiamo uomo, luna, due uomini. Ed è l'altro. Come si chiama? Non lo so, ma quello che sta sempre con Edoardo. Non mi ricordo come si chiama. Se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti. Vediamo se è lui. Milos, giusto, è lui. Ragazza, pugno, verde, pistola.
Oddio, è difficilissima. Ragazza, ok, ci siamo. Pugno, perché? Picchia, qualcosa del genere. Verde, che cosa verde? Qual è il problema del verde? È pistola. Allora, io sto provando a pensare alle ragazze, ma non mi viene nessuno in mente che abbia sparato a qualcun altro. Non lo so, ragazzi, questa è difficilissima. Scrivete nei commenti se voi invece l'avete capita. E vediamo chi è. Oh, Gemma! Certo! Era sensatissima perché lei spara al tipo, c'è la questione dell'acido, quindi il verde con la goccia per il liquido. Cavolo, era facile in realtà! Sono rimasta male per questa. L'ultima! Vabbè ragazzi, questa è semplicissima. Una rosa, un riccio, una tipa che balla. Vabbè, è Rosa Ricci? Mi sembra scontato, no? Rosa Ricci? Oh, vediamo se è vero. Rosa Ricci, ovvio. Beh, ragazzi, ne ho indovinate parecchie, devo dire. Ne ho indovinate abbastanza. Però avrei potuto fare di meglio. Cioè, Gemma mi è proprio rimasta qui. Era proprio facile, mannaggia. Voi quanti ne avete indovinati di personaggi? Scrivetemelo nei commenti. E fatemi anche sapere se vi piace questo tipo di video un po' a quiz. Se vi piacciono, ne farò ancora. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!